Niels Bohr, danese, venne in contatto con Rutherford nel 1911. Infatti, terminati i suoi studi in Danimarca e dopo un'estate, diciamo, di ozio dedicata alla barca a vela, alle escursioni, Bohr arrivò in Inghilterra con una borsa di studio annuale finanziata dalla famosa fabbrica di birra danese Carlsberg. In realtà Bohr si unì al gruppo di lavoro di J.J. Thomson, lo scopritore dell'elettrone. Però ben presto si rese conto che non poteva imparare molto da Thomson, che era molto distratto e poco attento alle idee dei propri studenti. E dunque cercò in ogni modo di trasferirsi a Manchester, dove invece Rutherford aveva creato un team di scienziati decisamente attivo, del quale discuteva animatamente tutte le idee innovative. E dunque Bohr discusse spesso con Rutherford il problema della instabilità del modello atomico, instabilità che, come dicevamo, lo stesso Rutherford aveva già individuato. Instabilità sia radiativa, dovuta al fatto che una carica elettrica accelerata emette delle radiazioni e dunque perde energia, ma anche un'instabilità meccanica, perché un anello di elettroni carichi negativamente che ruota attorno a un nucleo positivo dovrebbe essere soggetto a delle forze di interazione fra gli elettroni che lo rendono instabile anche dal punto di vista meccanico. Però mentre tutti gli altri scienziati del tempo interpretavano questi problemi di instabilità come delle prove schiaccianti contro il modello di atomo di Rutherford, per Bohr invece questi erano i sintomi del fatto che la fisica di base non era in grado di interpretare correttamente il motivo per cui tale collasso degli elettroni sul nucleo non avvenisse. E dunque la ferma convinzione di Bohr era che il modello di Rutherford fosse corretto, e che fosse invece da modificare la fisica che ne prevedeva invece l'instabilità. Bohr giunse così a formulare dei postulati che riguardavano proprio il problema dell'instabilità dell'atomo di Rutherford. Egli pensò che, a differenza di ciò che la fisica classica permetteva, cioè che gli elettroni potessero muoversi su qualunque orbita, in realtà le orbite degli elettroni potessero avere solo un certo numero di valori permessi e che quando l'elettrone percorreva una di queste orbite permesse, che lui chiamava stati stazionari, in quelle condizioni non irraggiasse. È chiaro che questa ipotesi è praticamente analoga a quella che fece Planck per l'interpretazione dello spettro del corpo nero. Come Planck quantizzò l'energia degli oscillatori del corpo nero, così Bohr pensò di quantizzare le orbite, i raggi delle orbite degli elettroni e quindi, per quanto abbiamo visto in precedenza, le loro energie. Questa idea della quantizzazione, tuttavia, aveva bisogno di un supporto teorico. Quali erano le orbite permesse? Come venivano scelte? E venne in soccorso a Bohr nel dicembre del 1912 un articolo di John Nicholson, che era un matematico che lavorava al King's College dell'Università di Londra e che aveva costruito un proprio modello atomico. Bene, Nicholson, che stava costruendo un modello che Rutherford e Bohr consideravano completamente sbagliato, però era arrivato a una conclusione. Egli sosteneva che un anello di elettroni in orbita attorno a un nucleo positivo potesse avere soltanto un certo numero di valori di momento angolare. E in particolare Nicholson pensava che il momento angolare di un elettrone in un'orbita attorno a un nucleo dovesse essere un multiplo intero, con un numero intero n, della costante di Planck diviso 2π. Dunque Bohr mutuò da Nicholson quest'idea ed affermò che i raggi delle orbite permesse sono quelli il cui momento angolare dell'elettrone è un multiplo intero di questo rapporto, e siccome questo rapporto tornerà spesso, il rapporto h fratto 2π greco viene anche indicato nelle formule con h tagliato.
Dunque le orbite permesse sono quelle il cui momento angolare è un multiplo intero di h tagliato. Ora, so che parlare di momento angolare può essere un po' problematico dal momento che è un concetto che abbiamo sviluppato negli anni precedenti, dunque apro una parentesi per ricordare che cosa sia il momento angolare e poi torneremo indietro all'atomo di Bohr. Dunque il momento angolare l'abbiamo introdotto studiando le rotazioni come grandezza analoga per le rotazioni della quantità di moto. Noi sappiamo che nei moti traslatori una grandezza fondamentale è la quantità di moto, il prodotto della massa per la velocità di un oggetto. Nelle traslazioni esiste una grandezza analoga che si chiama momento angolare, che per il momento vi segno senza indicazioni vettoriali, che è definita come prodotto delle due grandezze che nelle rotazioni sono analoghe di m e di v. Alla velocità lineare nelle rotazioni si sostituisce la velocità angolare omega. Alla massa, che è una misura dell'inerzia, nelle rotazioni si sostituisce il momento d'inerzia. E così come la quantità di moto totale di un sistema gode in certe situazioni di proprietà di conservazione, così anche il momento angolare sotto certe condizioni, momento angolare totale di un sistema, gode di proprietà di conservazione. Ricorderete probabilmente l'esperimento dello sgabello e della persona sullo sgabello che avvicina le braccia al corpo per ruotare più rapidamente, come fanno ad esempio i pattinatori. Ma torniamo a noi. Momento d'inerzia, anche qui un richiamo. Se abbiamo un oggetto che ruota su un'orbita circolare con velocità v attorno a un centro di rotazione ad una distanza r, e se questo oggetto possiede una massa m, si chiama momento d'inerzia di questo oggetto rispetto all'asse di rotazione il prodotto della massa di questo oggetto per il quadrato del raggio di rotazione. Ricorderete che nel caso in cui il sistema fosse costituito da tanti corpi, eravamo pervenuti alla definizione di momento d'inerzia come la sommatoria per i che va da 1 a n del prodotto mi per ri al quadrato. E il momento d'inerzia è quella grandezza che esprime l'inerzia, la riluttanza dei corpi ad essere messi in rotazione, o meglio ad essere accelerati angolarmente e ad essere rallentati. Però quello che ci interessa ora è che noi abbiamo a che fare con un elettrone, un singolo oggetto, che ruota attorno al nucleo con una distanza r. Dunque il suo momento di inerzia può essere espresso con questa semplice formula m per r al quadrato. E vi ricordo che dalla relazione v uguale omega r possiamo anche scrivere omega come rapporto v fratto r. Dunque il momento angolare dell'elettrone nella sua orbita attorno al nucleo sarà dato da m per v per r. Torniamo allora alla condizione di quantizzazione di Bohr. Secondo Bohr, sulla scia del suggerimento ricevuto dalla lettura di John Nicholson, il momento angolare, che come abbiamo visto si calcola per l'elettrone come il prodotto m per V per R, può essere soltanto un multiplo intero di H tagliato. Questo è un modo per esprimere la quantizzazione, nel senso che se il momento angolare è quantizzato, allora di conseguenza lo saranno anche il raggio e lo sarà anche la velocità. Questa, quindi, è, diciamo, la condizione per decidere su quali orbite l'elettrone non irraggia. E noi cercheremo ora di mettere insieme questa condizione con le precedenti considerazioni fatte dal punto di vista classico sul moto dell'elettrone per arrivare alla costruzione del modello di Bohr. Ma questo nel prossimo video.